girando per Taranto, mi trovo in Città Vecchia, ho incontrato una turista, lei non è di Taranto, viene da? Iran. Iraniana, mi diceva vive in Veneto anche, non ho capito sì, bene. Sì, vivevo a Veneto, adesso sono a Taranto, però la cosa più brutta che vedo tanto è sporcizie. Ho sentito che hanno anche aumentato cioè, le tasse, però le sporcizie sono sempre di più. Eppure la città è bella. La città è bellissima, è un peccato. Veramente bella. Proprio sporco. Non si trovano forse città così sporche in Italia? Almeno io a nord non ho visto qui i parti, ma qua è un disastro. All'estero forse neanche nei paesi del terzo mondo? No, non sono tanto sporchi così, veramente. Lei ha avuto modo di girare il mondo, quindi conosce? Sì, in giro, ma è sporca come Taranto, non l'ho mai vista. Mi spiace. Dispiace. Cosa direbbe al sindaco? Cosa si sente di dire al sindaco? Che si metta di più a mandare la gente a fare pulizie. Ma il sindaco non gira, non si vede, è chiuso. Non si vede, è vero, il sindaco non ti vedi mai, forse di qualche festa. Sì, qualche festa, qualche inaugurazione, qualche cerimonia, ma poi assolutamente dopo è un fantasma. Fantasma, ecco, avete sindaco fantasma. Ghost. Ghost, è vero. E allora, come vedete, questa è la percezione che hanno i turisti di Taranto. Questo è quello che Manzulli chiama sentiment, il sentimento, no? Quello che provoca, no? L'immagine che ha, cosa ispira Taranto. Purtroppo una bellissima città che, per come è amministrata, ispira dall'idea della sporcizia, del degrado. Non detto da me, ma da una persona che viene addirittura dall'Iran. Sindaco fantasma. Ghost. Ghost. È vero.